tra le ASL e la competizione elettorale. Lei che cosa si attende che sia fatto? Risponda. Datemi un attimo. Allora, io mi attendo che le ASL recuperino la loro condotta, una condotta istituzionale. Io mi auguro che le ASL non debbano più sottoporsi a pressioni. C'è qualcuno che... Lo dico ad alta voce. Io mi auguro che le ASL non siano sottoposte a pressioni elettorali. Mi auguro che il direttore generale di questa ASL e di altre ASL generino una condotta di rispetto. Datemi un attimo la lettera che ho scritto. La lettera è la seguente. Gentilissimo direttore, mi rivolgo a voi come parlamentare che ha a cuore il buon funzionamento della pubblica amministrazione in ogni momento della vita del Paese e che non resta indifferente a prepotenze e spintonamenti di eletti che hanno una visione proprietaria dei servizi pubblici. Mi riferisco in modo particolare alla notizia di un evento intitolato Sanità Territoriale, lavori in corso. Per quale ragione, dopo che si sono avuti 59 mesi e 20 giorni per mettere in esercizio attività di ripristino di funzionamento della sanità, bisogna strumentalizzare le attività istituzionali delle ASL al servizio delle esigenze elettorali dei candidati? Io chiederò come parlamentare che i 30 giorni finali di una legislatura i direttori delle ASL vadano in ferie, si rendano irrintracciabili rispetto alle pretese dei candidati. Guardate che l'attuale direttore generale della ASL lo è stato anche durante il mio mandato e mai è stato sottoposto né lui né altri a pretese elettorali. Visite, circuiti, attività di apparenza per cercare di aiutare dal punto di vista elettorale. Noi vogliamo che mai più si determini questo. Allora le ASL non possono essere considerate dei bancomat elettorali, non possono essere considerate le ASL dei caschi blu per rimediare ai buchi che hanno generato nel corso di lunghissimi 5 anni che potevano servire per fare tutte le attività che avrebbero preteso. Io condivido il fatto che la ASL abbia una distinzione tra persona giuridica, persona fisica e persona politica. Mai avrei immaginato, per esempio, che ieri riuscissero a bloccare un sopralluogo di deputati per cercare di vedere la lunghezza delle liste d'attesa. Che paura c'è che dei parlamentari vadano a verificare la lunghezza delle liste d'attesa? Perché i dipendenti delle ASL hanno ottenuto, ricevuto, sono stati costretti ad essere invitati ad appuntamenti elettorali? Noi vogliamo la liberazione dalle pretese della politica di ciò che deve garantire il diritto alla salute. Questo è quello che noi garantiremo dal giorno dopo che la regione cambierà volto. Oggi farò questo intervento qui e poi un intervento di nuovo davanti al manicomio di Teramo, che è una struttura di proprietà del bilancio consolidato della regione, quivi coinvolgendo la ASL, ma noi vogliamo che quella struttura, che è stata finanziata con oltre 40 milioni di euro, diventi un cantiere. Anche quello non deve patire la pressione della politica che cerca di allontanare le risorse dagli obiettivi prevalenti delle azioni istituzionali. Allora ritengo che i direttori generali di una regione non debbano mai curvare la propria autonomia per esigenze di parte. Oggi sono venuto qui per ribadire come le ASL sono altra questione rispetto alla competizione elettorale. Capisco il tentativo di organizzare la prevalenza sonora
ma è un tentativo senza alcuna originalità, poiché l'originalità l'ho trattenuta a me quando sono andato a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Vorrei dire al centrodestra che oggi con quel suono non impediscono la verità, e la verità è che le ASL in Abruzzo sono state considerate dei materassi per rimediare a questioni elettorali. Avevano 60 mesi per provare a raggiungere i risultati che hanno provato a raggiungere durante gli ultimi giorni di campagna elettorale. Ed è una carnevalata la presenza di ministri, sottosegretari ed altre figure istituzionali alla fine di un mandato elettorale praticamente a 40 ore dal cambio del vertice della regione. Questo lo deve sapere chi è collocato sul trono di questa ASL, che mai è stato sottoposto a pressioni quando noi lo abbiamo nominato. Lo devono sapere quei signori rumorosi dietro di me. Senza originalità le istituzioni non si possono piegare a versioni di parte. Io credo che dopo le elezioni che verranno date da queste elezioni, mai più si proverà a piegare le istituzioni ad esigenze di parte. Questo è il dato che noi vogliamo cristallizzare anche con il biasimo di Giustinetta.